Il Ring di Wagner per molti è difficile, complicato, pesante. Lei cosa, come l'ha affrontato? A ognuno che ha una famiglia è la cosa più semplice del mondo. Basta seguire le su e giù, l'ascesa, caduta, i crisi, i momenti belli di una famiglia. Già capite tutta la tetralogia, è tutto aperto, aperto, aperto. Anche le fabbie, anche quello, le favole, tutto, tutto, tutto è dentro questo. Ognuno che ha mai passato un po' di tempo da solo, esaminando la sua coscienza, tutte le voci dentro di noi, della nostra testa, ognuno, anche è la testa che contiene tutto il ring dentro la testa. È la cosa più disponibile, più aperto da capire quasi da tutto il repertorio. Qui non si trova il re, qui non si trova le donne gelose, noioso, prevedibile. Qui c'è molto più fascino, più ci sono padre, bambine, figlie, fratello, incesto, tutte le cose, tensione tra le generazioni, di potere, tutte le cose della vita, della coscienza e, come dice Freud, della sessualità e di Jung, dei sogni. Comunque è tutto lì, è tutto lì, è la cosa più ricco, divertente, vivido, vivo del tutto il repertorio. Parla tutti quindi, ma e perché allora secondo lei ha subito questo pregiudizio un po' Wagner, per cui è un autore difficile da affrontare, da ascoltare? Ma come noi inglesi, voi italiani hanno un po' i pregiudizi contro i poveri tedeschi, ovviamente bisogna accettare questo. Poi voi avete la meraviglia della melodramma italiana, che non entra per niente nella forma d'arte che è un'opera di Wagner, quindi tutt'altra cosa. E poi è lungo, ovvio, ma è lungo, meravigliosamente lungo, come un lungo bagno nella vasca con un bel whisky, con qualcosa dentro l'acqua che metto sempre di più, che rinnova l'acqua e mi metto lì, è la cosa più bella del mondo, non è una doccia. Lei è un regista noto per mettere in scena le opere in maniera poco tradizionale, poco convenzionale, questo ha fatto Spero. Anche col suo Siegfried e poi col suo Götterdämmerung. Ecco, che cosa si aspetta dal pubblico palermitano? Come ha visto finora il pubblico palermitano? Ma mi hanno seguito qua il pubblico sempre molto calorosamente, ma soprattutto sono intelligenti, sono aperti e quindi basta fare una cosa bene, farlo chiaro, comunicativo e passa, ovviamente, comunica. Quindi qua sto facendo proprio quello. Narrativamente ho fatto molto chiaro in modo che si può seguire tutto lo sviluppo narrativamente, ma anche tutti i riferimenti di emozione, i rapporti eccetera, sono molto ben sculturato, spero, e sentito. Gli attori sono molto forti, diciamo. No, c'è la regia in senso delle persone, degli attori è il centro del spettacolo. Che cosa ci può raccontare? Una sola cosa di questo Siegfried che secondo lei stupirà il pubblico? C'è un bellissimo combattimento tra Siegfried e il drago. C'è una scena quasi commovente di Mimo, chi lavora con questo adolescente difficile di essere papà e mamà senza neanche una grazia, odiato dal figlio, però lavora, che devo stirare, che devo farlo cucinare, che devo mantenerlo vivo, anche se per motivi suoi, però che lavora come un pazzo di essere tutti e due genitori. Questa è una cosa che ognuno ha fatto un giorno al lavoro, tornando alla casa per cucinare per i bambini. Avrà tanto simpatia per povero Mime. Ultima cosa, in questa grande favola sul potere, che in fondo è l'anello del Nibelungo, la visione finale è di speranza o invece una finale di disillusione, di nichilismo assoluto?
Il finale sarà di nihilismo, ma non nihilismo semplice, non nihilismo negativo, cioè è solo che la cosa importante è che noi abbiamo la speranza fino alla fine, però la fine è la fine, è solo in quel senso nihilista, no? Perché il gioco di potere, la favola di potere è la favola di un uomo e basta. Perché è come ho parlato di Freud, non c'è tutto sesso, è tutto gioco di potere, tutte le linee principali di un'esistenza sono uguali, anche di creazione e di distruzione sono i due lati della stessa cosa.